Buoni! Mi avete riconosciuto, sono io, sono ancora io. Indignados, molto indignados e più incazzados degli indignados, quei quattro buffoni. Dove sono gli indignados? Dove sono quelle palettine a raccogliere la neve? Dove sono? Dove? Ve lo dico io. 12 milioni di euro. Io con 12 milioni di euro salvo il mio paese, salvo la mia città. E la vergogna, 12 milioni di euro, pregasi inquadrare, eccola lì, la neve, bene, ecco la neve, 12 milioni di euro per vedere gente dormire, gente girare a vuoto, gente accatastare dopo che uno aveva già pulito la neve ancora, bene, gente che andava a fare le truffe nei palazzi, zingheri, tutta questa cosa della neve, 12 milioni d'euro il risultato. Bene, qual è la cosa che ci fa, qual è la cosa che ci fa più arrabbiare? Oltre che dove li tiri fuori, visto che la regione ha dato 4 milioni per l'Africa. L'Africa c'hanno il sole, stanno bene, dai. Adesso abbiamo bisogno un po' noi, abbiamo le case, le ditte che stanno chiudendo, abbiamo un'università che è un paciugo, abbiamo tutta la città ridotta a minimi termini e noi cosa abbiamo? Ancora la neve sulle strade. I Bobcat giravano a vuoto, signori, a vuoto! E allora iniziamo a prendere per il nostro peroncino, lo pigliamo un attimo dentro. Ragazzo mio, se non sai gestire, perché non sei nato a Bologna, tu tieni un sole e un mare, ma qui c'è anche la neve, perciò cerca un attimo di capire che 12 milioni, ma nessuno li spende per tirare su della neve, perché non hai fatto il contratto con l'ERA? Ce l'avevi già? Era già messo? No, l'abbiamo dovuto fare con un'altra azienda, e via, soldini, 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 nelle casse sempre dei soliti. Bene, concludendo signori, la neve per noi è stata la più grossa catastrofe, i Maya ce l'hanno rimessa dentro e noi, Papa Gregorio salvaci tu, i Maya vogliono questa città morire, la nostra disgrazia è iniziata 2 anni fa e noi ancora siamo qua a poterlo dire, e la neve resta qua, e già!